Siano lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre. Due piccole riflessioni sulla base di queste letture. Abbiamo ascoltato nella prima un'espressione un po' forte che ricorreva diverse volte come un ritornello, genia di ribelli. Il Signore si lamenta del suo popolo, dandogli questo attributo, genia di ribelli, e fa fare al profeta questo gesto proprio profetico, cioè lo fa attraversare Gerusalemme vestito come un deportato, uscire fuori, allo scopo di preannunciare attraverso questo gesto simbolico la futura deportazione di Israele, che di fatto ci sarebbe stata: distruzione del Tempio di Gerusalemme con deportazione in Babilonia. Qual è il senso di questa lettura? Il senso di questa lettura è molto semplice, cioè le disgrazie della vita, le cose brutte, gli eventi sgradevoli, fino insomma la distruzione da parte di un popolo straniero con deportazione è una cosa bruttissima, non debbono essere addebitate, come spesso gli uomini fanno, dice, Dio è colpa sua, non ha fatto niente per impedirlo, ma sono, questo è un messaggio costante in tutta la scrittura, da addebitare direttamente come conseguenza, in maniera diretta, dei peccati del mondo, che ribellandosi contro Dio e facendo di testa propria, purtroppo sono la causa loro stessi dei mali che poi gli precipitano addosso. Quindi capite quanto, cioè generalmente le persone dinanzi alle sciagure bestemmiano o in maniera grossolana e volgare oppure in maniera più raffinata, cioè, perché Dio che è tanto buono ha fatto succedere questa cosa, perché non l'ha impedita? Noi facciamo sempre così, quasi nessuno ti dice ma come mai che noi siamo stati così cattivi da essere stati noi insomma purtroppo la causa di tante sciagure. Questa è una cosa molto 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 rara ed è anche una cosa molto molto brutta, perché Dio non vuole il male in nessuna forma, in nessun modo, e se potesse ce lo risparmierebbe in tutte le sue forme, in tutti i suoi modi. La causa di ogni volta che noi vediamo qualcosa di male, come ci insegna la sapienza della Chiesa, che appena cominciamo la messa ci fa dire mia colpa, mia grandissima colpa, ricordiamo sempre che se non l'abbiamo provocato noi, comunque c'entriamo, d'accordo? Perché basta anche un minimo male. Sapete, quando mia mamma, quando ero piccolino, ogni tanto mi dava uno sganassone, perché una volta si potevano dare senza chiamare il telefono azzurro, io non ho mai chiamato il telefono azzurro, no? Quando dicevo, ma non ho fatto niente stavolta, sapete che mi rispondeva? Dice, questo vale per un'altra volta, è stato un problema, non ho fatto niente stavolta, questo vale per un'altra volta, un'altra volta l'avrei fatto, non ti preoccupare. Questa è la prima suggestione, a mio avviso, della prima lettura. E poi il Vangelo ci ricorda l'importanza del perdono. Noi ogni volta che preghiamo il Padre Nostro, diciamo, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, cioè tanto quanto io perdono il prossimo, tu perdona a me. E significa che se io non perdono, come Gesù spiega, io non sarò perdonato da Dio. Questa parabola usa delle unità di misura, e ogni tanto lo spiego insomma, perché 10.000 talenti contro 200 denari è una cifra proprio spaventosa. Capite? Sarebbe come dire, mi pare molto, ho fatto il conto, 120 milioni di euro, ma non mi ricordo se è più, contro 400 euro, capite? Io ti condono un debito di 100 milioni di euro e tu strozzi il tuo vicino anche a costringere di pagarti un debito di 400. Quando si fa così si perde il diritto a misericordia. Voi sapete che il Signore è buono, il Signore è l'unico innocente, non soltanto che ci ha perdonati, è venuto attraverso suo figlio Gesù a farsi carico lui dei peccati nostri, quindi è chiaro che ce lo offre il suo perdono, ma esige che noi perdoniamo i nostri fratelli. Ecco, diceva un pochino di tempo fa Papa Francesco, concludiamo con questo slogan, dice, la preghiera del mafioso è: hai fatto questa cosa, te la farò pagare. La preghiera del cristiano è: hai fatto questa cosa, ti perdono e prego per te, non solo ti perdono, prego pure per te e per la tua conversione, come ci ha insegnato Gesù nel Vangelo. Bene, chiediamo a Maria Santissima che ci dia sempre questo cuore largo e grande della misericordia verso il nostro prossimo, per poter ricevere quella del Signore, e che ci aiuti a stare lontano da ogni forma di male, ricordando che anche una cosa piccola piccola che facciamo fuori della legge di Dio, male produce ed è circolante, d'accordo, così è scatenante tutti quei mali che vediamo che regna purtroppo la nostra vita. Ecco, abbiamo visto, dipendono sempre
da conseguenze delle nostre azioni lontane dalla legge di Dio, e quando sono lontane dalla legge di Dio non possono che produrre sofferenza, dolore e guai. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.